Tu sei uno psicopatico. Tu, proprio tu. Sei uno psicopatico di necessità. Non può essere diverso. Io sono una psicopatica, tu sei uno psicopatico, loro, tutti noi siamo psicopatici. Perché? Cosa vuol dire? È un paradosso? No, è un uso esatto delle parole. Psicopatico viene psicopatologia, psicopatia, viene da psiche, l'anima, la mente, la soggettività, il pensiero, ciò che ci muove, le nostre modalità di vedere, sentire e vivere il mondo, e pathos greco, in italiano si dice anche pathos, c'era grande pathos, cioè emozione. Quindi psicopatico significa persona la quale ha l'animo pieno di emozione. È possibile vivere senza emozioni? Ovviamente no. Noi siamo soggetti, noi siamo esseri emotivi. Di conseguenza siamo psicopatici. La scelta di attribuire al termine psicopatico una connotazione negativa nasce esclusivamente dalla curiosa idea, che parte anche di alcuni pensatori, secondo cui l'emozione è un elemento negativo per la vita, perché l'unica cosa che conta è la ratio, la ragione, cioè il calcolo logico, matematico, freddo. L'emozione è percepita da questi solo come una interferenza con la nostra capacità logica. Quando mi occupo di psicologia, indubbiamente tengo conto anch'io di questo aspetto, ma quando mi occupo di psicotecnica, l'emozione è la cosa più importante. La memoria emotiva conta molto di più di una memoria logico-matematica, ammesso che esista da sola, e quindi se tu vivi sei psicopatico e io, quando lavoro con te, sono psicopatico e auguro a tutti i colleghi di esserlo.